Basketari impenitenti o semplici nuovi appassionati, bentornati ad In The Paint, bentornati ad una puntata che però non può essere gioiosa perché l'Italia perde ancora una volta nei mondiali, stavolta nella semifinale per posizionarsi tra il quinto e l'ottavo posto. Vince la Lettonia di coach Luca Banchi per 87-82. All'Italia non bastano né i 20 punti di Gigi Datome né gli 11 di Nick Melli e Stefano Tonut. Per Nick Melli anche 9 rimbalzi a sfiorare la doppia doppia, non basta nemmeno la doppia cifra 10 punti di Marco Spissu, che aggiunge anche 7 assist. Un'Italia che parte molto bene, parte sul 23-10, dopodiché chiude il primo quarto sul 26-18 e smette quasi di giocare. Italia che subisce il ritorno dei lettoni con un 28-16 nel secondo quarto, viene sconfitta anche nel terzo quarto 21-18, dopodiché il tentativo di rimonta si spegne dopo essere risalita dal meno 14. Parliamo invece della prestazione dei lettoni, un italiano sugli scudi si può dire, perché il migliore in campo è un giocatore della Dolomiti Energia Trentino, ovvero Andrejs Grasiulis. Per lui 28 punti con 12 su 13 dal campo, 6 rimbalzi, tutti difensivi, un assist, più 9 di plus minus, 36 di valutazione. Una partita perfetta di quelle che, diciamo così, piacciono e piaceranno anche a coach Galbiati quando lo riavrà in bianconero. In doppia cifra ci vanno anche Artus Zagars, 10 punti, Aigar Skele, 12 punti, Davis Bertans, per lui solamente 9 i punti al referto, una delle stelle, 4 solamente per Rodions Kurux. Andiamo a parlare però di questa nazionale per fare ormai un bilancio. L'Italia sarà settima o ottava, dipendendo come andrà domani contro la Slovenia di Luka Doncic. È un'Italia che però deve togliersi il vizio di utilizzare il siamo questi come scusa facile, come alibi. Siamo questi nasce proprio per scacciare gli alibi, nasce quando la nazionale era costretta ad affrontare un torneo senza gli NBA, per cui si diceva siamo questi, ce la giochiamo con questi e non ci interessa di stare a fare dietrologia sul come sarebbe andata con Gallinari, Bellinelli, Bargnani, Datome, eccetera. Ad oggi invece è utilizzato come scusa, poiché siamo questi non si può pretendere di più. Non era mai questo il senso, non è mai stato questo il senso e dovrebbe smettere di essere questo il senso. L'Italia ha diritto di pretendere di più, non tanto dalla nazionale che ha fatto un mondiale più o meno nelle aspettative e le aspettative erano che si raggiungesse dopo 25 anni un risultato come il passaggio ai quarti di finale, ma nel movimento tutto. Non possiamo più permetterci di essere questi, non possiamo più permetterci di vedere come i giovani vengano lasciati indietro, come vengano trattati come meri tappabuchi dei roster. Gli italiani non possono essere solo dei tappabuchi, ma per non farli essere solo tappabuchi bisogna cominciare a parlare di questioni vere. Bisogna cominciare a premiare non tanto il minutaggio totale, quanto i minuti veri che vengono giocati. Se tu giochi 2 minuti in una partita dove sei sul più 30 o sul meno 30, è tutto già deciso a poco dalla fine, non farai mai l'esperienza che farai giocando 30 secondi con la partita in bilico, quando le tue decisioni come giocatore possono segnare lo spartiacque tra la vittoria e la sconfitta. I giocatori italiani crescono per troppo tempo senza avere contatto con questo tipo di responsabilità. Poi ci si chiede perché non abbiano personalità, direbbe qualcuno. C'è poi da dire che serve ampliare la base. Il problema è che quando qualcuno, coach Trinchieri,
l'aveva fatto presente, è stato ridicolizzato, sbeffeggiato, sbertucciato da chi aveva più interesse a far notizia dando addosso alla decisione di due giocatori logori di non fare l'ennesima estate con la nazionale. Ed è la stessa persona questa che ha preteso che il CT della nazionale non avesse il doppio incarico, ma che nel frattempo si prende il doppio incarico da prima carica della FIP ed entra anche nel CDA di una squadra di calcio di Serie A. La cosa da dire è una sola: bisogna cambiare mentalità per cambiare il siamo questi, per non essere più questi. Bisogna avere una visione che vada oltre la singola stagione, bisogna garantire agli allenatori che non verranno messi in discussione dopo tre sconfitte se fanno giocare i giovani, se fanno crescere i giovani e guardano a tutta la stagione, accettando anche di perdere delle partite che magari si vinceranno quando conta di più, quando i traguardi saranno più vicini. C'è da cambiare questa mentalità dove è meglio calcisticamente l'1-0, magari rubacchiando dopo essere stati presi a pallonate, e alla fine si dice: no, ma sei cinico, hai giocato male, ti hanno preso rimbalzi in testa tutti quanti, hai vinto di un punto perché magari l'arbitro non ha fischiato il tuo fallo in attacco e tu hai segnato, invece ti ha dato due liberi e tu hai segnato. Sei stato cinico? No, non sei stato cinico, hai vinto senza meritarlo. Abbiamo fatto i quarti di finale, sì, ma perché? Perché tante altre hanno fallito, perché i nostri, nonostante delle prestazioni pessime al tiro, torte un paio di partite, si sono ritrovati contro un girone più o meno agevole, togliendo la Repubblica Dominicana che aveva fatto molto bene, e si sono superati nella partita contro la Serbia per poi mantenere un discreto livello contro Puerto Rico, ma poi si sono squagliati contro gli Stati Uniti, Stati Uniti che hanno fatto venire fuori tutti i limiti di questa squadra. E non sono colpa dei giocatori, non sono colpa dell'allenatore, perché non si può pretendere che sia l'allenatore a fare il lavoro sui giovani che dovrebbero fare i club. Un selezionatore dovrebbe raccogliere i frutti del lavoro giovanile dei club, delle associazioni sportive dilettantistiche, della federazione, non fare il lavoro che dovrebbero fare gli altri. O si cambia o si muore. E se chi al momento è al timone della federazione non è in grado di portare avanti questo cambio necessario, lo salutiamo cordialmente e gli chiediamo caldamente di farsi da parte, di lasciare spazio a chi può avere delle idee diverse, di lasciare spazio a chi ha voglia di un cambio radicale, o di trovare qualcuno a cui affidare questo cambio radicale, così come è successo in Lettonia con Luca Banchi. Altrimenti rimarremo sempre nell'immobilità. E che stia tranquillo chi dovesse farsi da parte, non ne sentiremo la mancanza, non sentiremo la mancanza delle sceneggiate su Belinelli e Datome, non sentiremo la mancanza della cacofonia tra l'impedire a Pozzecco di allenare un club e il prendersi un ruolo ulteriore rispetto alla sua carica federale. Non ne sentiremo la mancanza, ma in caso di passo indietro saremo pronti a ringraziare chi dovesse compierlo, perché non è facile ammettere di non essere in grado e rinunciare ad una carica. Sarebbe però probabilmente lo scenario ideale, e se invece si sentisse in grado di portare avanti questo cambio, che cominciasse a lavorarci. A noi non interessa quante volte si va a cercare di convincere Banchero,
a giocare con l'Italia. A noi interessa che un eventuale Banchero non sia più un millantato salvatore della patria, perché i salvatori della patria non servono. A noi serve che un eventuale Banchero sia un di più su una base solida che produca tanti giocatori come Nicolò Melli o più. Passiamo invece alle altre partite del Mondiale. Si è giocata l'altra semifinale, come abbiamo detto, giocherà l'Italia contro la Slovenia sabato alle 10:45. Lo diciamo anche con grande calma, perché si giocherà contro la Slovenia di Doncic, un Doncic che è uscito dal Mondiale, diciamo così, in maniera anche abbastanza polemica dopo la sconfitta con il Canada, accusando gli arbitri di aver volontariamente deciso di non fischiare i falli a suo favore. Non è bastato questo sfogo rabbioso alla Slovenia per avere la meglio sulla Lituania, Lituania che si giocherà quindi nel derby del Mar Baltico il quinto posto, con la Lettonia, Italia e Slovenia invece se la vedranno tra di loro, un derby anche qui tra paesi confinanti. Per quanto riguarda invece le semifinali, la prima finalista è la Serbia, che ha avuto la meglio sul Canada per 95-86, una grandissima partita quella giocata dalla formazione di coach Svetislav Pesic, soprattutto guidata da un grandissimo Bogdan Bogdanovic. Era stato uno dei peggiori per quanto riguarda la partita contro l'Italbasket, e invece è stato veramente uno dei migliori, anzi il migliore per quanto riguarda la gara di oggi. Una Serbia che ha condotto in lungo e largo la partita, il Canada ha provato a rientrare ma senza successo. Dicevamo delle cifre: Bogdanovic 23 punti, 8 su 12 dal campo, 28 di valutazione, 16 invece i punti per il neovirtussino Ognjen Dobrić. Bene anche Marko Guduric con 12 punti, 16 con 10 rimbalzi per Nikola Milutinov, 10, ma soprattutto una prestazione difensiva pazzesca dell'ex Estudiantes ed varese Aleksa Avramovic, 10 punti per lui, ma soprattutto una partita in cui si è incollato a Shai Gilgeous-Alexander, costringendolo a tirare solamente 8 volte dal campo. Per Gilgeous-Alexander 15 punti, ma il migliore per i canadesi è stato RJ Barrett con 23 punti, 8 su 14 dal campo, 3 rimbalzi e 2 assist per il giocatore dei New York Knicks. Andiamo invece a trovare una cosa curiosa negli spogliatoi. Il Stefan Jovic si è reso protagonista della trollata del Mondiale, dopo la scena in cui Dillon Brooks, una volta espulso nella sfida con la Slovenia, aspettava i compagni con i guantoni da box. Il giocatore serbo ha deciso di imitare il canadese facendo lo stesso gesto, anche se stavolta va detto che non ha avuto i guantoni. Andiamo invece a parlare di quello che sta accadendo in questo momento nei mondiali, perché siamo nel finale del quarto periodo e la Germania è in questo momento avanti per 79-71 sugli Stati Uniti. Una vittoria potrebbe significare una finale tutta europea ed un'eliminazione davvero inattesa per quanto riguarda la formazione di coach Steve Kerr. In questo momento abbiamo il 73-69 segnato dagli Stati Uniti, assist però tra l'altro di Paolo Banchero. In questo momento 17 punti per Anthony Edwards sono la migliore prestazione per gli Stati Uniti, 15 invece quelli di Mikal Bridges. Dall'altra parte invece una Germania scatenata con Franz Wagner che è già a 20 punti, 19 per Daniel Theiss, 14 per Andreas Obst. Andiamo invece in Serie A, dove si sono giocate alcune amichevoli. Una ha visto la Givova Scafati scendere in campo contro i vice campioni di Germania del Telekom Bonn, che si sono imposti per 72-87 sugli uomini di coach Sacripanti. La Givova era però priva sia di Pinkins che Logan ed aveva Robinson ancora a mezzo servizio. Progressi quelli che dice
Pino Sacripanti rispetto alla partita contro la Real Sebastiani Reti. Tuttavia, c'è ancora da lavorare. Domani, oggi invece, alle 20.45, la formazione giallo-blu sfiderà il Donar Groningen. Andiamo sempre in pre-season, dove nella giornata di ieri, nella serata di ieri, c'è stata la serata di saluto a Jack De Vecchi, Jack to the Future, evento nominato così dalla formazione sassarese. Un saluto che al giocatore che è arrivato anche dall'amministratore delegato Sardara, Francesco Sarra. È un piacere avervi qua e vi ringrazio per essere venuti alla nostra casa. Siamo orgogliosi di farvi incontrare le persone che fondamentalmente nel mondo di Dinamo, dal mondo di Dinamo, non sono mai uscite, e questo ci fa capire che siamo qualcosa di speciale. Ecco, questo serve per farvi capire quali giocatori c'erano per salutare De Vecchi, tra questi anche gli eroi dello scudetto, tra questi anche Travis Diner. Andiamo invece a vedere le altre amichevoli in programma oggi. Scenderanno in campo nel torneo Cavallino Tre Porti Happy Casa Brindisi e Nutri Bullet Treviso, e anche Open Geometris Varese ed Umana Reyer Venezia. Brindisi e Treviso si sfideranno alle ore 17, Varese e Venezia alle ore 20:30 per il torneo, come detto, Cavallino Tre Porti in provincia di Venezia. Stasera invece a Yverdon-les-Bains in Svizzera la Giova Scafati, come detto, sfiderà il Donar Groningen nella finalina di consolazione della Landolt Cup. Andiamo invece a parlare sempre di Serie A con alcune dichiarazioni. Alviti si è presentato alla Dolomiti Energia Trentino ed ha dichiarato: essere qui è un'opportunità ed un privilegio. Al Corriere del Trentino il giocatore ha raccontato il suo primo impatto con i colori bianconeri. Ho un sorriso che è dovuto, ha detto il giocatore, all'armonia che sto trovando con i compagni, all'empatia immediata con l'allenatore. La voglia di lavorare porta a sorridere anche faticando. Non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo la fortuna di fare un lavoro che è la nostra più grande passione, quindi mi sembra giusto ricordarsi di sorridere. La chiamata di Trento, come detto, arriva anche in un momento di maturità tecnica, un momento importante della carriera, infatti ha messo il giocatore. Una grandissima opportunità e un privilegio. È una società che inizia il decimo anno di A e l'ottavo in Eurocup. Toccherà a noi trasformare l'impegno di tutti nei risultati. Gli obiettivi sono confermarsi ai playoff in Italia e provare a scalare qualche posizione in Europa, posizione che sarebbe davvero interessante che scalasse la Dolomiti Energia Trentino. Ha parlato anche il neo coach della Nutribullet Treviso, Frank Vitucci. Abbiamo voglia di iniziare a giocare, così ha titolato ai giornali trevigiani. A questo punto naturalmente c'è anche una discreta voglia di iniziare a giocare, anche se a dire la verità non siamo proprio prontissimi, però prima o dopo bisogna pur cominciare con le partite. Una Nutribullet che ha da poco finito il ritiro. L'impressione di Vitucci: essere stati costretti assieme per vari giorni per delle persone che si conoscono poco, pochissimo, chiaramente è stato un ottimo aiuto. In questo senso va detto che il periodo è stato senz'altro utile, soprattutto se riferito a giocatori che hanno come unico pensiero quotidiano quello di allenarsi e poco altro. Indisponibile invece Gora Camara per un problema al ginocchio, non sarà della partita nel torneo Cavallino Tre Porti. Purtroppo è ancora fuori, ha detto Vitucci. Adesso vediamo, alla fine della prossima settimana farà un altro controllo per valutare esattamente a che punto è il suo recupero. Andiamo invece a parlare in chiusura di Napoli, che ieri ha presentato Jacob Pullen. Ne parleremo adesso nello speciale. Noi ci vediamo invece con In The Paint la prossima puntata, sempre qui, sempre sul nostro parquet. Ciao a tutti.